Ringrazio ovviamente il sindaco di Battaglia, intanto per aver messo a disposizione la parola consigliere e aver dato la possibilità che questo incontro si potesse svolgere. Ringrazio gli onorevoli regionali che sono venuti, che hanno dimostrato sensibilità verso la tematica che è oggetto oggi. Sarebbe auspicabile che la stessa sensibilità interessasse tutto l'arco costituzionale, mi scusa per dire una volta. Tutti i nostri parlamentari regionali suppongo abbiano a cuore le sorti e la salute dei propri cittadini e dei cittadini che rappresentano. E voglio dare per scontato che così sia, che determinate scelte sono, come dire, frutto magari di ragionamenti sbagliati e che non nascondono, come qualcuno ha detto, interessi di carattere diverso. Io mi conoscete tutti, sono il dottor Mazzone, non sono qua nella veste di responsabile del reparto di chirurgia. Dice che fa la sesta stella, io riesco a malapena a illuminare la mia strada su una torcia, quindi figuriamoci se posso illuminare il cammino di altri. Sono qua come portavoce del movimento spontaneo e volontario, come amiamo definirlo, che è nato su iniziativa di alcuni dipendenti comunali circa un mese fa, un mese e mezzo fa. Ospedaliere, Allora sono impegnato ancora con la campagna elettorale, quindi mi suonava ancora nell'orecchio questa cosa. Iniziativa che chiaramente nasce dall'ospedale, ma che ha la pretesa di andare molto oltre l'ospedale. Voglio puntualizzare quello che ho detto in una riunione pubblica che si è tenuta sabato scorso. Il movimento non nasce per difendere il nostro posto di lavoro. Se qualcuno lo pensa, così come qualcuno lo ha pensato, è completamente fuori strada. Non è in discussione il nostro posto di lavoro. Noi non abbiamo paura di... Scusate. Ma essendo, come dire, ospedaliero non posso ripetere, anche nemmeno quando sono in piedi. E dicevo, non siamo qua per difendere il nostro posto di lavoro, siamo qua per difendere un diritto sacrosanto, che potrei dire sancito dalla Costituzione, ma credo che sia sancito nel diritto dell'essere uomo. Forse vengo per un stacco. Scusate, che è quello di poter decidere dove nascere, dove vivere e dove morire, perché no? Quello di poter decidere dove impiantare una famiglia, dove investire i propri affetti, i propri beni, è quello di poter decidere da chi e come essere qua. Il nostro diritto alla salute, a partire dal mio, perché al di là di essere operatore sanitario, sono un uomo soggetto a tutte le disavventure sanitarie che un uomo può avere. Dimostrazione purtroppo, a cui facciamo gli auguri all'autista dell'ambulanza, all'unico autista dell'ambulanza in servizio, che stamattina ha avuto bisogno lui di essere assistito e trasferito a Palermo in elicottero. Perché di questo parliamo? Cioè, oggi siamo nelle condizioni, come tutti sappiamo, che la sorte può decidere di trasformarci da operatore sanitario a paziente. E io voglio avere la certezza che se io o i miei cari si ammalano, voglio avere la certezza che ci sia qualcuno che possa occuparsi della mia salute. E questo è il diritto che vogliamo difendere e abbiamo voluto difendere con la nascita del contratto, non quello del posto di lavoro. Non mi preoccupa, anche se ormai va avanti negli anni e quindi diventa sempre più difficile, ma anche l'idea di viaggiare spostandomi verso altri nosocomi non mi mette assolutamente in preoccupazione, né a me né a nessun altro dipendente dell'ospedale. Ci poniamo però delle domande. Perché i nostri amministratori puntano sempre e comunque il dito nei confronti dell'ospedale di Pedro? Sarà forse che non hanno una visione complessiva di quello che è il servizio sanitario della Regione Sicilia? Sarà forse che non hanno coscienza della particolarità che questa
che questo territorio e questa popolazione ha? Sarà forse che hanno una visione della sanità talmente ideale che sono convinti che se uno sta male a Petralia nel giro di 10 minuti può raggiungere il centro d'eccellenza di riferimento? Io chiedo a voi, che siete più a stretto contatto con gli altri vostri colleghi, di spiegare che così non è. Cioè, oggi voi avete avuto la possibilità di toccare con mano una realtà, e ho sentito le vostre parole in ospedale, parole che sono le stesse che tutti quelli che sono venuti in questi numerosissimi anni hanno sempre detto: che bella struttura, che bel paesaggio, che bell'aria, che bello tutto, però c'è sempre quel piccolo punto che alla fine fa dimenticare tutto quello che è bello e si vedono interessi di carattere diverso. Io in questi anni, ormai sono parecchi gli anni che lavoro a Petralia, e l'ho fatto per scelta. Io non sono nato nelle Marnie, sono nato in provincia di Caltanissetta, ma ho deciso negli anni di diventare Marnie. Lavoravo a Palermo, mia moglie lavorava a Palermo, 23 anni fa, 24 anni fa, abbiamo deciso di tornare a casa, perché questa è casa mia. E io credo che questa scelta, così come l'ho fatta io, l'hanno fatta tante altre persone. C'è chi lavora all'ospedale di Petralia, ha deciso di lavorare all'ospedale di Petralia, perché sentiamo l'onere di svolgere un ruolo che non è solo sanitario, ma è un contributo che tutti vogliamo dare a questa realtà. Realtà bellissima per definizione universale. Allora chiediamo semplicemente di essere messi nelle condizioni di poter dimostrare quello che sappiamo fare, quello che abbiamo voglia di fare. Vogliamo essere messi nelle stesse condizioni in cui si trovano tutti gli altri colleghi che operano nelle altre strutture. Non possiamo sentirci ripetere per ogni governo regionale che cambia una nuova mentalità, ma che alla fine porta sempre alla chiusura dell'ospedale della via Sottana. Ci aspettavamo sul nuovo governo regionale, perché nella campagna elettorale il nuovo presidente della regione ha detto: rivoluzioneremo il piano sanitario elaborato dall'onorevole Russo. Se la rivoluzione significa trasformare questo ospedale in una dépendance, chiamiamola così, che diventa elegante, della Fondazione Giulio, ma meglio l'onorevole Russo, che quantomeno aveva detto che facciamo un PTA. E per l'azienda numero 6 in atto siamo già PTA. Perché voglio raccontarvi questa piccola ciliegina. L'anno scorso sono stato, come dire, obbligato, tra virgolette, per la parte del mio ruolo a partecipare a questo corso obbligatorio sul rischio clinico. E quindi sono stato 3 giorni a Palermo, interessantissimo. Mentre si proiettava una delle diapositive del corso, leggo: PTA dell'azienda sanitaria numero 6, Petralia Sottana. Ho chiesto al docente: scusi, dico, ma perché Petralia risulta? Sì, perché voi siete già PTA. Ah, sì, io ero ancora fermo nel fatto che il direttore sanitario nominato doveva, come dire, traghettare questa cosa verso eventualmente PTA. Ma no, anche che questo è già un fatto scontato, per cui Petralia per noi è già PTA. Anzi, non capisco cosa ci fa lei qua, perché voi siete fuori dai concetti del controllo della job description, della job commission, perché non siete più ospedale. Ora, ritengo, al di là di tutto, che non che dobbiamo essere i primi ad essere informati, scoprire in questa maniera che tu non sei più ospedale, diciamo che non sia il massimo. Stentavo a crederci, anche perché da allora nessuno ha mai detto ufficialmente, almeno non mi è dato saperlo, che questa trasformazione è stata fatta. Però, guarda caso, il dottore Radone, responsabile del rischio clinico del presidio ospedale di Pavia, ha partecipato 20 giorni fa a un'altra riunione sul rischio clinico, è stato ribadito che Petralia è PTA. Però, ripeto, l'ufficiale non mi risulta che ci sia assolutamente nulla. Un vertice che,
si comporta in questa maniera con il proprio dipendente, premesso che sarebbe discutibile. Ma in ogni caso non puoi lasciare i tuoi dipendenti in questa atmosfera di assoluta incertezza. Non si lavora mai. Cioè, io preferisco. Dico sempre una battuta, perché io credo che prima o poi qualche mattina arriverò all'ospedale e troverò chiuso. I dipendenti sono pregati di presentarsi presso l'ospedale lì. Non mi stranizzerebbe perché cose del genere sono successe. E allora, per evitare di tediare, di annoiare le persone, cosa vogliamo? E non uso la parola desiderio, uso proprio voglio. Vogliamo come dipendenti, vogliamo come componenti della comunità. Vogliamo che l'ospedale della Via Sant'Anna non solo resti ospedale, ma che torni ad avere tutto quello che un ospedale deve avere, a costo zero. Perché da un'analisi fatta appena 2 mesi fa e presentata ai nostri vertici aziendali, condivisa, ci hanno fatto i complimenti perché è bellissima. Abbiamo dimostrato che riportare ad esempio l'ortopedia di cui si parlava a Pietralia Sant'Anna non costa assolutamente nulla, anzi è già uno spreco il fatto che tutto quello che c'era e che c'è di attrezzatura, di macchinari, di tutto quello che c'era, praticamente c'è e qualcuno probabilmente ha già pensato di poter utilizzare strada facendo. Quindi non costa attrezzare o non costa andare a spendere. Per tornare a cose che non potevo dire poco fa, ma che adesso in questa veste posso dire, inventarsi un'apertura dell'università di 28 posti dove c'era prima l'ortopedia per creare un servizio che non è ospedaliero, l'università è un servizio territoriale. Possiamo parlare di integrazione territorio-ospedale, ma questo non significa trasformare l'ospedale in un presidio territoriale. Non significa non sapere chi si deve occupare dei malati ricoverati nell'RSA, perché malati non sono. Il paradosso, sapete qual è? Che se attualmente la dottoressa, la geriatra, che si occupa dei 4 costretti di RSA, deve chiedere una consulenza chirurgica, me la fa sul ricettario regionale, non me la fa sul formulario che abbiamo normalmente in ospedale, perché siamo due cose diverse. Però utilizziamo personale infermieristico di cui c'è carenza assoluta dell'ospedale, utilizziamo dipendenti dell'ospedale per un servizio che non è ospedaliero. E allora se la stessa solerzia i nostri dirigenti l'avessero utilizzato per aprire un altro obiettivo che faceva parte degli obiettivi dell'azienda, la lungodegenza, come unità semplice di aggregata all'unità complessa di medicina, non c'è bisogno che venga la Fondazione Giglio ad aprire la lungodegenza per la Via Sant'Anna, perché ci sono i locali, ci sono i medici, c'è il personale. Non serve, basta semplicemente decidere che da oggi, così come nei piani i 32 posti letto di lungodegenza successivamente ridottosi a 20, adesso scomparsi, venisse deciso con la stessa solerzia che si aprisse per l'SEA. Avete visto i locali della riabilitazione? Io non l'ho detto poco fa, ma quella riabilitazione ufficialmente non c'è più. La riabilitazione dell'azienda 6 è a Villa delle Ginestre, non è a Pietralia Sant'Anna. Ora, probabilmente una volta si diceva che era giusto che la mano destra non sapesse quello che faceva la mano sinistra, ma che il neurone vicino a quell'altro sia in comunicazione con qualche sinapsi, permettetemi un'espressione medica, non sarebbe male. I collegamenti mentali tra un ufficio e l'altro non sarebbe male se ci sono. E allora, noi non abbiamo nulla contro la Fondazione Giglio, abbiamo salutato con piacere la collaborazione degli anni passati con la Manucci, che era già venuta a fare il sopralluogo dei locali, aveva già pronta un bozzo di convenzione, però all'improvviso non c'è, è sparita. Noi non abbiamo nulla perché non temiamo la concorrenza del privato, se si ci mette nelle condizioni di poter lavorare. Vogliamo però collaborare, non essere assorbiti dal privato. E allora, la Fondazione Giglio vuole aprire una riabilitazione come cita nella sua
nel suo documento ufficiale di altissimo livello, quasi fantascientifica, ben venga. Ma questo in aggiunta a quello che l'ospedale di Pedrania è stato e vuole continuare ad essere. È questo quello che chiediamo come comitato, che per fortuna adesso non è più formato solo da dipendenti comunali, è formato da cittadini liberi da possibili interpretazioni di qualsiasi natura. Quello che chiediamo e abbiamo ottenuto, perché il primo incontro che noi abbiamo avuto come comitato è stato con i sindaci del territorio, abbiamo avuto ribadito che punto cardine delle rivendicazioni dei sindaci che verranno riavanzate, perché sono state già avanzate ufficialmente nel documento consegnato nella riunione di aprile, se non ricordo male, è che la sanità pubblica deve restare sanità pubblica. L'ospedale non solo deve restare, ma deve essere potenziato. Il nostro intento con quello degli amministratori locali coincide perfettamente ed è quello che verrà ribadito venerdì, se l'assessore Borsellino ci darà la possibilità, all'assessore in persona, che si fa accompagnare, diciamo così, da persone che fino a qualche giorno fa erano i consulenti legali della Fondazione Cirio. Saranno coincidenze, ma permettete che il dubbio mi viene? Che guarda caso ci voglia rilanciare la Fondazione Cirio da quando questo signore è diventato consulente tecnico del Presidente della Regione? Sarà un discorso retrocomunista, dietrologia di comunista, ma mi viene da pensarlo. Grazie.